Allora, Francesco Rizzo, sono un dipendente di Rivena S in cassa integrazione, nonché rappresentante dell'esecutivo nazionale USB Confederale. Hanno detto tanto i colleghi miei, giusto qualche numero, come dire, nuovo rispetto a quello che sta accadendo. Tra la fine di dicembre e domani si rischiano 400 posti di lavoro immediati, che sono i contratti a termine già scaduti, quelli che scadranno domani. E quindi c'è già, come dire, un primo risvolto negativo a tutta questa vicenda. Poi c'è un rischio immediato per circa 3.600 lavoratori che sono i lavoratori di quelle aziende che hanno segnalato, come dire, il disastro, la disastrosa situazione economica. Quindi l'abbiamo detto in tutte le lingue, l'abbiamo detto anche nelle ultime riunioni con i ministri, la situazione è grave. Alcune volte però c'è la sensazione, come dire, che non si afferri dall'altro lato un concetto che per noi è chiarissimo. Quando si fa un decreto e si scrive che bisogna garantire la continuità produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto, si deve mettere nel conto che per garantire la continuità produttiva la questione legata all'ambiente, le questioni legate alla sicurezza, se non c'è l'indotto, tutto ciò, come dire, rischia di saltare. Lo dico sulla scorta del fatto che si stanziano 320 milioni di soldi pubblici e posso continuare? No, ho visto quasi che non sembravate interessati. Se volete mi alzo, me ne vado, non lo so, non. Eh sì, ho capito, però io uno viene qua per farsi ascoltare, mi mettete a La parlare di ringrazio. voi. Prego. No, dicevo, quindi c'è un rischio immediato per 3.600 lavoratori. Secondo me si avverte molto poco. Tra l'altro, non si mette nel conto che stragrande maggioranza di queste aziende vengono dal fallimento del 2015. A Taranto probabilmente serve uno tsunami. Lo dico anche perché la condizione della città attualmente non è una condizione, diciamo, positiva. È una città che ha fame di lavoro. E rischiare a catena di creare, come dire, queste situazioni qua, mette le condizioni veramente di preoccuparsi. Non è un caso che ieri c'è stata una partecipazione grandissima alla manifestazione unitaria che abbiamo fatto a Taranto, no? C'erano oltre 6.000 presenze. Quindi su questo noi chiediamo che ci sia un intervento, una modifica. Vi abbiamo inviato un documento, l'abbiamo anche girato ai ministri con una richiesta di modifica, tra l'altro. Vi abbiamo chiesto di considerare l'indotto strategico proprio per il funzionamento dell'Ilva. Sulle altre questioni è chiaro che ci vuole un confronto sulla CIGS, l'abbiamo già detto al Ministro del Lavoro, anche se all'interno del decreto stesso io ritengo che sia positivo il fatto che vengano tagliati fuori le manutenzioni, perché questo è un segnale chiaro. Però questo poi si riaggancia un po' al discorso che facevano prima i colleghi sulle risorse. Abbiamo fatto una domanda precisa al Ministro dell'Economia. Abbiamo detto se eravamo a conoscenza dei debiti e di quanto serviva, della situazione finanziaria della società. Ci hanno detto di no. Due cose, una senza polemica, non compete a me. Noi abbiamo una parte pubblica e un presidente che si chiama Franco Bernabè. Io vorrei capire, se non siamo a conoscenza della situazione, che cosa hanno fatto, chi rappresentava la parte pubblica negli ultimi 3 anni, se non siamo in grado di quantificare i debiti. Lo dico senza polemica, ma sta cosa è preoccupante. È preoccupante perché il rischio che finanziamo 320 milioni e poi scopriamo che abbiamo 2 miliardi di debiti e nessuno lo sapeva. E la dico così, buttiamo altri soldi pubblici a mare, tra l'altro in una condizione che è veramente, veramente disperata. La quantificazione, ecco, se è legata al rilancio e alla stabilizzazione di quella fabbrica che è a un passo dalla fermata totale. Come vi hanno detto prima i colleghi, c'è un solo altoforno in marcia, tra l'altro, che non sta andando manco bene. 320 milioni. Se dovete, diciamo, dobbiamo intervenire per salvaguardare le aziende, ma poi bisogna spendere un po' di soldi per i pezzi di ricambio, perché in questi anni la cosa, come dire, che abbiamo sempre segnalato è stato il fatto che abbiamo continuato a marciare con una fabbrica che purtroppo si è piegata su se stessa. Smontavamo pezzi di ricambio da un impianto per montarli ad un altro. Siamo arrivati alla frutta. Quindi o c'è una dotazione economica di un certo tipo per il commissario, perché dire 320 milioni per il 2024, io faccio una previsione, nella vicenda Ilva sbaglio poche volte purtroppo, secondo me non arriviamo manco
alla fine di giugno con questa dotazione economica, vista la miriade di interventi che bisogna fare dal punto di vista della sicurezza e dell'ambiente all'interno di quella fabbrica. Grazie.